amici telespettatori, a questa nuova puntata che ci porterà a seguire un evento sportivo. Ci troviamo a Laureana di Borrello per seguire la seconda prova del campionato regionale di Asi Karting e campionato regionale Club 8 2021 Basilicata e Calabria. Si disputeranno nei giorni 15 e 16 nella pista Racing Kart di Laureana. Questo campionato e questa seconda prova dobbiamo dire che ha una validità di doppio punteggio. L'organizzatore è sempre Benedetto Filippelli. Bene, partiamo subito e andiamo a seguire e a vedere i piloti che faranno parte di questa prova e fare un po' di backstage. Ci troviamo con uno dei piloti che ha appena finito di fare le prove, Aulicino Luigi. Com'è andata? Per il momento bene. Spero che domani possiamo dire la nostra. Oggi è stata una giornata un pochettino particolare perché stamattina diciamo che il tempo ha retto. Poi pomeriggio ha piovuto un pochettino. Ora per fortuna la pista si è asciugata e quindi possiamo fare le ultime prove di setup in vista della gara di domani. È importante anche la pioggia sull'asfalto. Sì, perché incide sulla gara. Incide molto perché le condizioni della pista cambiano e di conseguenza noi dobbiamo settare il telaio in base alle condizioni della pista. Bene Luigi, questa pista di Laureana è diversa rispetto alle altre piste che finora avete gareggiato. È un pochino più tosta, diciamola pure. Esattamente. Innanzitutto posso dire che è davvero una bella pista con un bellissimo disegno, molto tecnica e poi è caratterizzata da tantissimi sali e scendi che fanno innanzitutto provare delle sensazioni veramente uniche, oltre al fatto che servirà veramente tanta resistenza per resistere ai quasi 28-29 giri di gara. Quindi a voi incide anche per il fatto anche delle marce, scalare e per poter anche superare l'eventuale. Esattamente, perché con questi continui sbalzi abbiamo dei continui sali e scendi, quindi dei continui movimenti. Siamo anche stressati più fisicamente, però insomma, per quanto mi riguarda mi ritengo pronto e non vedo l'ora di fare la gara domani. Bene, ci troviamo con Salvatore Gio che ha disputato queste prove regionali che oltretutto è risultato vincitore. Sì. Vincitore vogliamo dire di quale gara e come sei arrivato? Allora, sono arrivato primo nella gara di Santa Domenica con qualifica vinta gara 1 e gara 2. Poi ad Amato, sempre qualifica gara 1 e gara 2 e inoltre pure il record di pista. Bene, ora ci prepariamo invece a disputare la gara in questa pista particolare di Laureana. Tu hai fatto già le prove? Sì, e sono pronto per andare. Per andare, come ti è sembrata questa pista rispetto alle altre? Beh, è tutto un altro stile di guida qua. Qua devi usare il cordolo, la parte dopo del cordolo, non la parte interna. È un pochino più stancante visto che ci sono sali e scendi? Sì, è molto stancante. E tu che già hai fatto le prove, come ti sei trovato? Beh, io all'inizio non riuscivo a farcela e mi facevo sempre male alle costole. Ieri per fortuna mi sono comprato una crema per non farmi prendere il dolore, però dopo un po' mi sono abituato. Eh sì, perché dovete sapere che con questi sali e scendi non c'è molta tenuta da parte dei piloti, quindi sul proprio mezzo, giusto? Sì, soprattutto all'S in fondo
dove c'è un salto e atterri con le costole. Quindi se non hai il paracostole là sei fregato. Bene, ho notato che nel tuo mezzo c'è anche una scritta, uno sponsor che avete voluto mettere, ma che penso che vi stia portando fortuna. Sì, il Graziano Tomark TV. Bene, ci troviamo con un altro piccolo pilota. Come ti chiami? Diego. Come? Calamare. Ascolta, da quant'è che gareggi tu? Non faccio mai le gare. Ho doppiato solo a mio zio 4 volte. La prima esperienza. Quindi è la tua prima esperienza, è la tua prima manifestazione quest'oggi, oggi e domani. Sì. Quanti anni hai? 6. E ascolta, questa passione da chi ti è stata tramandata? Perché me l'ha comprato papà e Kurt. Da chi ti è stata tramandata? Mio papà. Da papà. E senti, quando sei sul mezzo come ti senti? Ti piace gareggiare? Sì, è solo che non sommerò mai a nessuno. Quindi siamo proprio veramente alle prime armi con questo giovane pilota di quanti anni? Di appena 6 anni. Va bene, grazie, ciao. Saluta. Ciao. È un altro pilota che andiamo a conoscere. Il tuo nome? Piri Antonino. Quanti anni hai? 13. Da quanto tempo tu gareggi? 10 anni, pure più. Quindi da 7 anni già. Pure più. Senti, questa passione da chi ti è stata tramandata? Da papà. Perché papà gareggiava? Sì, sì. Questo tipo di sport? No, con le automobili lui, no con il kart. Con le automobili, pure con le moto lui ha gareggiato diversi anni. Ascolta, l'hai già provata questa pista che è una pista un po' particolare? Sì, sì, vengo quasi tutte le domeniche a provare. E come ti sembra? No, come pista è molto bella, molto guidata. Tecnicamente? Molto bella, cioè ci sono tante curve, pure un pochino veloce. Ma questa per effettuare dei sorpassi per, diciamo, per gli avversari? Non è molto facile perché non ci sono tanti spazi dove fare sorpassi, però se uno già... Quindi tu saresti avvantaggiato di più visto che sempre viene ad allenarti qua? Cioè, ora non tanto, però mi sono cresciuto in questa pista, già da quando ero piccolo sempre qui ero che giravo. Ora con questo non tanto perché con il lockdown ho perso allenamento. Vabbè, però ci sono tutti i presupposti affinché vada tutto bene. Certo, certo. Visto che poi non è la prima volta che tu gareggi, cosa si prova durante le prove, durante la gara vera e propria? Adrenalina al massimo, che sensazioni, che sentimenti? Durante le prove un pochino meno perché sei più rilassato, perché non è competizione più che altro. Però specialmente in qualifica e nella gara 1, che lì si decide più che altro le posizioni, c'è tanta adrenalina e si serve tanta tecnica più che altro. Tu a cosa appartieni? A quale round? Ah, X30, sono con l'X30 Junior. Bene, facciamo qualche domanda anche al papà che vedo che con le mani negli attrezzi. Ben trovato, come sta? Bene, tutto a posto. Noi ci conosciamo perché ci siamo visti durante le gare delle automobili. Infatti, gareggiare con le automobili rispetto al karting è una cosa abbastanza diversa. Sì, è diversa e meno costosa, perché il kart è abbastanza costoso. Nonostante sia un mezzo, diciamo, più piccolo, però questo comporta veramente delle spese. Il kart è troppo costoso, se non cercano di abbassare i prezzi di tutto è un po' difficile gestire i kart. Quindi necessitano degli sponsor per questi ragazzi? Dove si trovano? Qui giù in Calabria non si trova niente, tutto fai da te. Senta, e invece per quanto riguarda lei, il gareggiare sta continuando? Sì, sto continuando, giorno 30 siamo a Gambari, allo slalom e corro lì. Poi di più mi sto dedicando a mio figlio perché lo sto facendo iniziare a correre in pista con la macchina. E quindi stiamo andando giù in Sicilia a correre con la macchina, e corre mio figlio. Uno sport sano che porta questi giovani anche ad essere competitivi, però essere anche giusti. C'è anche abbastanza esperienza con questi ragazzi, però sono abbastanza giusti anche tra di loro. Sì, lo sport che facciamo noi è uno sport che i bambini li fa crescere ben maturi e li fa dimostrare più grandi di quelli che sono, perché è uno sport sano. Vuoi aggiungere qualcos'altro? No, nient'altro.
quindi in bocca al lupo. Crepi. Bene, un altro pilota di nostra conoscenza, Falco Damiano. Ben trovato, Falco. Salve, buonasera. Beh, stavolta lui di solito è un tuttofare, invece stavolta si è portato un po' il supporto. Il meccanico è importantissimo. Poi un nipote che è cresciuto con me e conosce anche lui l'ambiente, voglio dire... Quindi è manforte. Sì. Quando... Di essere avvantaggiati per domani, che dobbiamo vincere, dobbiamo puntare al meglio per domani. Bene, andiamo. Ha già fatto le prove, signor Falco? Sì, stamattina abbiamo girato bene. E... Com'è questa pista? È una pista diversa rispetto alle altre? È molto tecnica, molto. A differenza di Catanzaro, che era più veloce. Qua c'è tanta tecnica, bisogna essere più allenati, più... Che difficoltà si prova in questa pista? Che difficoltà si possono incontrare? La difficoltà è che un po' sali e scendi, e risponde un po' alle costole. Devi stare un po' attento agli sbalzi, alle cose. Però tutto sommato è intrigante, è bella, e a me piace tantissimo. Questo perché nel mezzo del go-kart, diciamo, non c'è il sostegno per mantenere... Si è seduti in una sedia rigida e il kart, non avendo ammortizzatori, quando si hanno delle sollecitazioni ne rispondono le costole. Però le teniamo a bada e io ho girato bene, ho fatto i tempi giusti. Quindi presupposti... Un po' frenato, un po'. Ma domani che si disputa realmente la gara, domani porta bel tempo. Sì, domani dovrebbe essere una bella giornata, speriamo che va bene la gara e puntiamo a vincere. Damiano, ma allora per vincere questa gara, sì, che trucchi bisogna adoperare? Diciamo trucchi, astuzia, allora, esperienza, cosa? Le cose basilari sono praticamente... Quando in una gara, quando la pista è molto tecnica, lì bisogna mettere a posto molto il kart, bisogna regolarlo, ci sono tante regolazioni, i pneumatici vanno fatti a pressione giusta, perché in base alla pista, se è veloce o più tecnica, si usano pressioni diverse. E poi l'esperienza, poi se metti che fai la pole position con determinate gomme che ti tengono tantissimo, poi vanno gestite anche dopo queste gomme, capito? Allora ci sono dei trucchi che vanno gestiti in gara con la pressione. Beh, qui andiamo, magari ci addentriamo meglio, esatto, con il meccanico, questo tipologia di gomme che vengono adoperate, magari a seconda anche diciamo, il tipo di veicolo. Sì, allora variano in base alla categoria. Tipo c'è la KZ, che è la categoria massima, magari una mescola più morbida che nelle curve riescono a farle più velocemente, le traiettorie escono più fluide, e magari altre categorie dove è più difficile da gestire, però comunque varia anche la gomma. È importante anche la gomma, poi l'asfalto, il meteo, vanno valutate tante cose che poi messe insieme, se messo tutto a puntino, ti fa vincere la gara. A collimare siamo al top. Esatto, sì, ha detto bene lui, bisogna misurare tutto. Beh, prima... Per vincere è difficile, non è una cosa che vai e vinci. Vabbè, ma in queste altre prove so che sei stato anche vincente, quindi adesso sì, hai manforte e penso che ancora di più. Dai, vediamo, io la mia esperienza ce la metto tutta, poi con l'aiuto suo domani sarà un pochino più facile, dovrebbe essere. Beh, è un altro piccolo pilota, come ti chiami? Giovanni. Giovanni come? Fallanca. Fallanca, quanti anni hai, Giovanni? 7. Senti, hai già provato questa pista? Sì. E beh, dimmi le tue impressioni, com'è questa pista? Bella. Bella? Non hai provato difficoltà con questi sali e scendi? No. Sono state abbastanza semplici per te? Sì. Quindi ci troviamo pronti a gareggiare? Sì. Siamo pronti per vincere? Sì. Da quanto tempo gareggi tu? 2 anni. Da un po' di anni? Ma se... Sì. 2 anni. Da 2 anni. Ma e quindi hai cominciato prestissimo? Sì. E questa è una passione che ti ha tramandato chi? Nessuno. Ah, ti è piaciuto? Ti piaceva da piccolo portare le macchine? Sì. Bene, vuoi dire qualcosa?
a chi vuole cominciare questo sport come a te, ai ragazzi della tua età? Sì. Cosa consigli? In bocca al lupo. Ci troviamo con l'unica donna pilota, Miriam Misticò. Beh, come va questa pista? L'hai provata già? Sì. Che già. Pista è? Rispetto alle altre due che già... È più complicata rispetto alle altre. E dove si trovano le difficoltà in questa pista? Vabbè, nelle curve, nelle salite, è un po' tutta... È tecnica e quindi ci sono difficoltà maggiori. Sì. Tu li hai provate in questo contesto? Sì, sono venuta venerdì scorso a provare e mi sono fatta male, quindi è abbastanza complicata. Come lo dicono la maggior parte dei piloti, porta problemi diciamo all'addome, alle coste anche. Sì, fisici. Perché non si ha una certa tenuta. Certo. Bene, hai già fatto le prove? Sì, solo due perché ha piovuto. Siamo pronti per domani. Sì, tranquilla. Forza. Grazie. Con noi un altro piccolo pilota, il tuo nome? Lorenzo. Lorenzo come? Sciacca. Sciacca, quanti anni hai? 7. E da quanto tempo tu gareggi in pista? 4 anni. Ascolta, hai già fatto le prove in questa pista di Laureana? Sì. E come ti è sembrata questa pista? Abbastanza difficile o semplice? Semplice. Semplice, quindi non hai avuto problemi con questi sali e scendi? No. La velocità è rimasta sempre abbastanza costante o hai dovuto diminuire a secondo la strada, a secondo l'asfalto? Abbastanza costante. Abbastanza costante. Ascolta, da quanto tempo hai detto che gareggi tu? 4 anni. 4 anni. Che cosa si prova ogni volta che si gareggia? Rabbia per vincere. Ah, tu gareggi solo per vincere? Sì. L'importante è partecipare anche. Sì. Allora ascolta, tu corri e sei pilota, però occorre anche un meccanico. Sì. E chi è che lo fa a te? Mio papà e Peppe. Ok, andiamo a domandare allora qualcosa al papà meccanico. Che cosa sta facendo il papà meccanico? Stiamo cercando di apportare delle modifiche al telaio cambiando, questo si chiama sale, cambiando questo qua si va ad alleggerire o a aumentare l'attrito del kart. In breve ogni piccola vite ha la sua funzione. Ma incide anche il tipo anche di pista, in questo caso sì, questa pista è abbastanza tecnica. Soprattutto la pista, ogni tipo di pista ha una sua regolazione. Quindi in base al tipo di pista e alle esigenze del pilota si vanno a portare delle modifiche al mezzo. In breve si cerca di vestire il kart al pilota. In questo caso lei è il papà del piccolo pilota, quindi il meccanico in un certo senso facendolo lei risparmia, perché questo è uno sport che ha dei costi abbastanza pesanti. Devo dire la sincera verità, non è uno sport accessibile a tutti, anzi, noi facciamo tanta fatica a portare avanti questo sport, però come si fa a tagliare le ali a un bambino che ha iniziato a 3 anni e mezzo a girare? Cioè, praticamente non sapeva manco la bicicletta e già girava il kart, con il kart. Però ringraziamo alle persone che ci aiutano per portare avanti un sogno di un bambino che... chissà, magari un domani... Pilota di Formula 1. Ciao, sogniamo, però... I sogni ancora si possono fare. Se si finisce di sognare, si finisce di vivere. Hai un pilota che vuoi imitare di Formula 1? Sì. E chi è? Hamilton. Beh, vorresti diventare come lui? Sì. Thank you.
Macelleria Fratelli Malara. La macelleria propone carni fresche e pregiate, salumi e formaggi selezionati. Su richiesta effettua preparati per celiaci e intolleranti. Gastronomia da asporto e servizio catering. Servizio di consegna a domicilio. Macelleria Fratelli Malara, Viale Calabria 330, Reggio Calabria. Telefono 0965 56503 379 1987 567. La Farmacia Marra è anche online sul sito www.farmaciamarra.com. Acquista online e ricevi consulenza specialistica in tempo reale dai nostri farmacisti. La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. Ti aspettiamo su www.farmaciamarra.com. Viaggia in tutta comodità e sicurezza con Starbus by Soldano. Transfer privati, noleggio bus, servizio navetta da e per l'aeroporto di Lamezia Terme e il nuovo servizio navetta da e per l'Università di Cosenza. Starbus by Soldano, i tuoi viaggi sicuri. Scoprici su www.star-bus.it o chiamaci al numero 0966 37 10 39. Ristorante Pizzeria Pinseria Number One da Lorenzo, il laboratorio del gusto, via Bari, Rende, telefono 0984 78 90 87. Vieni a trovarci! Se la tua passione sono le due ruote, allora il tuo punto di riferimento è Techno Center. Vendita, assistenza e ricambi moto delle migliori marche: Kawasaki, Honda, Kimco, Benelli, Kiwi Moto, Atala. Techno Center è a Reggio Calabria, in via Santa Caterina, angolo Montevergine. Telefono 0965 45 255. Su Facebook Techno Center di Daniele Monaco. La passione corre su due ruote. Domenico Bonfiglio, parrucchiere, via Garibaldi 28 a Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Telefono 0965 79 54 12.
conoscere un altro pilota, il tuo nome? Russo Giuseppe. Russo Giuseppe, come sta andando? Già ho visto che hai fatto le prove. Sì, abbiamo fatto qualche prova, abbiamo fatto 3 uscite di mattina e purtroppo io ho fatto solamente un'uscita pomeridiana a causa maltempo. Però diciamo che domani dovrebbe essere una bellissima giornata, quindi siamo abbastanza carichi, anche con qualche uscita in meno. Ascolta, il tempo incide su questo sport? Sì, in questo sport si incide parecchio il tempo. In queste piste però l'importante è comunque mantenere una certa costanza, perché è abbastanza faticosa, quindi l'impegno insomma è un po' troppo. Più che altro rimanere costanti è il trucco appunto per mantenersi comunque in una buona posizione. Ma rispetto alle altre due piste che già conosciamo, quella la pista dei finali, che cosa si prova? Che difficoltà si incontra? Ah, diciamo che questa pista rispetto alle altre piste ha parecchi dislivelli, come potete vedere, perché appunto ci sono delle salite e delle discese e c'è un cavatappi all'estremo appunto della pista che non è visibile purtroppo da questa prospettiva. Diciamo che in questi dislivelli il fisico è soggetto parecchio a forze G, ha comunque più stressato rispetto alle altre piste, quindi in questa pista ci sarà un po' più di... E allora il trucco per vincere in questa pista qual è? Secondo me comunque avere un buon allenamento fisico, mente serena, essere tranquillo, essere costanti in ogni giro e comunque stare, diciamo, avere i propri spazi senza incidere troppo sugli altri. Bene, un altro pilota di nostra conoscenza, ricordiamo il nome? Gabriele Multari. Com'è questa pista? Dai, vogliamo subito sapere le tue sensazioni, avendo già fatto le prove. La pista è molto impegnativa, però allo stesso tempo è molto, come posso dire... Rispetto alle altre due che magari non c'erano salite e discese, è più tecnica. Sì, è molto molto più tecnica, soprattutto è molto più stancante a livello fisico, a livello mentale. Ma per quale motivo? Perché in altre piste, bene o male, nel rettilineo ci si può rilassare. Qui, non avendo praticamente rettilineo, non c'è un attimo di respiro e di tregua. Quindi deve essere una gara costante, sempre sul chi va là, diciamola in breve, ecco proprio. Sì, sì, non c'è modo di rilassarsi un attimo, bisogna sempre stare allerta, perché l'errore è dietro l'angolo. E le prove come sono andate? Le prove sono andate molto bene, sono molto contento del setup che abbiamo raggiunto con il team. Stiamo procedendo bene, abbiamo fatto qualche piccola modifica, ma c'è da attendere domani mattina sperando in un tempo migliore. A che categoria appartieni, lo ricordiamo? Io sono nella 125 New Entry con Giuseppe, il ragazzo di prima. Conoscere il proprietario della pista Racing Kart di Laureana, il signor? Bruzzese Giovanni. Beh, questa è una pista. Socio, l'altro socio è mio fratello. Bene, due fratelli. Sì. Beh, questa è una pista abbastanza particolare, abbastanza tecnica. Molto impegnativa, molto dura come pista, però è molto tecnica. Vogliamo parlarne un po' di questa pista, quanto è lunga? Allora, un circuito di 900 metri con tante curve a destra, è molto impegnativa, è una bella S là sopra. È un bel circuito, 900 metri circa, niente, è da 10 anni che siamo aperti. L'avete in gestione? Sì, ce l'abbiamo in gestione noi, sì. È dura mantenere, diciamo, questo tipo di attività? Sì, è molto impegnativo a livello... non c'erano feste, non c'è 25 aprile, non c'è niente, sempre Ferragosto, sempre qua siamo, domenica, sempre qua, insomma. Solo a Pasqua e a Natale siamo fermi, basta. Ma voi siete di questo posto di Laureana? Sì, siamo del paese, qua vicino, diciamo, dal paese di Laureano. Un bel paese comunque. Sì, siamo 5.000 abitanti. E questa pista da quanto tempo è presente? 12 anni, 12 anni che siamo aperti. Bene, qua adesso si stanno disputando queste prove regionali di campionato, Basilicata e Calabria, però normalmente se uno vuole venire per allenarsi, vuole venire a trascorrere un weekend... con i familiari, con chi è amante, con chi ha questa passione? Sì, sì, è sempre aperto, diciamo, tutti i giorni, tutti sabato e domenica, tutti sempre aperto. Abbiamo pure i noleggi per le persone che si vogliono divertire in fine settimana, i giovani, anche con le famiglie, bambini. Siete anche munita di bar? Sì, sì, abbiamo un bar, abbiamo l'impianto luci pure di sera, insomma, siamo a 360 gradi aperti. Quindi
bisogna solo venire per divertirsi e provare questo sport. Esatto, bisogna solo venire a averci a trovare per divertirsi. Bene, andiamo a conoscere, oltre che un pilota, anche il titolare di questa pista di kart di Laureana. Ben trovato, com'è questa pista? Partiamo subito col dire le sensazioni a freddo di questa pista, anche perché ho visto che già hai fatto le prove. Oltre che la conosci, oltretutto. Vabbè, diciamo che è una pista molto tecnica per il genere di struttura, abbastanza impegnativa, anzi forse troppo. Poi diciamola pure che in questa pista si vede realmente il pilota, se è bravo. Sì, anche perché effettivamente è molto stressante sotto l'aspetto fisico, diciamo i suoi punti critici, ecco, dove quando arrivi a fine giornata sei parecchio stanco, quindi ti mette a dura prova. Che bisogna conoscere questi punti, quindi il trucco per fare una buona gara e magari anche per poter vincere, qual è secondo te, che comunque sia la conosci bene? Ci vuole, la cosa principale, ci vuole molto allenamento, molto, perché è uno sport che richiede parecchio tempo, ci vuole la costanza, diciamo è per le difficoltà sono quelle, poi sta alla bravura del pilota a metterle in atto, ecco. Da quanto tempo tu gareggi? Sono 21 anni. Questa passione da chi ti è stata tramandata? Da papà, dallo zio, da tutti. È una cosa che portiamo avanti da anni e anni. Poi, è uno sport particolare, uno sport che ti prende. Sì, è adrenalinico più che altro. Poi ognuno ha i propri hobby, ecco. Quindi, però è molto bello, ecco, diciamo così. Ho visto anche che unisce molto anche la famiglia, perché ci sono tante persone, tante mogli che portano i bambini, i piccoli piloti a gareggiare, però tante anche compagne che vengono con il proprio uomo a seguire questa gara e magari anche una giornata a divertirsi. Sì, è molto coinvolgente. Poi deve essere vissuto questo sport come una giornata di spensieratezza, ecco, non è lo sport in sé per sé arrivare e vincere, però è venire a divertirsi, staccare un po' la spina, ecco. Almeno io la interpreto così, poi ognuno fa. Infatti, ora stiamo parlando da pilota, però parliamo anche da titolare di questa pista. Questa è anche un modo per divertirsi, per venire un fine settimana, per venire un giorno ad allenarsi. Voi siete sempre aperti? La pista rimane aperta tutti i giorni della settimana, eccetto previsioni meteo, ecco. Però siamo aperti tutti i pomeriggi, dalle 14 fino alle 20 di sera, nel periodo estivo anche notturna. Ma ci sono anche donne che si approcciano, al di là che abbiamo Miri anche gareggia, anche, però donne anche che non chiamano, che vogliono, che lo fanno per hobby. Sì, ci sono, diciamo a livello intendistico. Sì, ci sono parecchie donne. Molte volte vengono solo donne. Anche solo donne, sì. Ed è anche una cosa bella, cioè certo. Nel senso vedere che è uno sport che non coinvolge solo l'uomo, lo rende ancora più bello, ecco. Va bene, grazie. Grazie a voi. Andiamo col direttore, organizzatore un po' del tutto, Benedetto Filippelli, ben trovato. Ben trovato a voi, come va? Tutto bene? Noi tutto bene, siamo ancora qui per seguire queste meravigliose prove regionali che stanno andando veramente alla grande. Nuova emozione per questa nuova prova regionale che, a quanto ho capito, ha validità doppia di punteggio. Sì, in questa prova abbiamo il campionato club che avrà validità di punteggio doppio per chi concorre nel campionato club. È un piacere, un onore partecipare e ritornare su questa pista che dal 2019 non aveva più gare, quindi un complimenti alla famiglia abruzzese che è riuscita in pochissimo tempo a dare la possibilità ai piloti di trovare degli spazi idonei per i propri automezzi e rimettere la pista nelle condizioni per poter gareggiare, quindi complimenti davvero alla famiglia abruzzese. È una pista questa qua abbastanza tecnica, abbastanza tosta come si suol dire, perché abbiamo anche fatto del backstage, quindi abbiamo intervistato i piloti, hanno detto che ci vuole veramente, bisogna avere sempre una costante. Eh sì, questa pista a differenza delle altre, quindi Santa Domenica o Amato, si sviluppa su dei saliscendi.
e di conseguenza la concentrazione deve essere sempre al massimo. Ci sono dei punti dove effettivamente al di là della salita non si vede quasi nulla, come accade anche in Formula 1 su alcuni impianti, quindi veramente tecnico e bisogna metterci tanta concentrazione e tanta volontà. Quello sì. Qui si vede forse la vera bravura anche del pilota, in un certo senso. Sì, diciamo che comunque qui bisogna avere piede e fegato. Perché? infatti. Bene, ogni volta tanta passione, tanto lavoro dietro queste prove regionali. Eh sì, consideri che ora io il 17 rientrerò su a Pisa, dove vivo, e da lì inizierò di nuovo a programmare la gara del 13 giugno che si disputerà sull'impianto di Santa Domenica Talao. Quindi è un continuo, poi i piloti se lo meritano e pertanto è giusto continuare su questa strada. Perché le soddisfazioni poi arrivano, diciamolo pure. Sì, guardi, io anche qui devo fare i complimenti perché oggi la giornata non è stata delle migliori, abbiamo avuto circa un paio d'ore di acquazzone, poi i piloti sono stati bravi a essere qui presenti e arrivare in 42. Infatti questo volevo chiedere, quanti sono questa volta i piloti? Sono 42, quindi anche qui è un buon traguardo. Stiamo crescendo, naturalmente qualcuno ha avuto degli impegni, altri hanno visto un pochettino le condizioni climatiche un po' avverse. Un po' li blocca, noi infatti ci troviamo, siamo un po' ventilati, io forse un po' di più. Però sì, comunque è un bello sport, uno sport che veramente mette a dura prova anche il pilota stesso, anche i piloti piccoli che fanno le manifestazioni, ce ne sono presenti. Sì, anche loro sono 5 e quindi anche loro hanno voglia di cimentarsi, di provare questa pista, tant'è vero che i primi ad uscire con la pista bagnata sono stati proprio loro. Cioè, i grandi uomini che cresceranno. Sì. E quanti sono le categorie, così giusto diamo qualche... Abbiamo X30 Junior, X30 Senior, Rock, poi abbiamo la Mini Kart Gruppo 3, la Entry Level, la 125 New Entry, 125 Rookie, 125 Top Driver e poi a finire la KZN Junior, KZN Under e KZN Over. Bene, cominceremo con le prove libere domani mattina e poi a seguire subito si inizieranno le gare, gara 1, gara 2. Sì, iniziamo con le prove libere ufficiali alle ore 9, a seguire in ordine tutte le categorie fino a poi le qualifiche, quindi le prove cronometrate, poi gara 1 nella mattinata e poi pausa pranzo, perché quella è obbligatoria. Bene, allora signor Benedetto, vi auguriamo buon lavoro e ci aggiorniamo. Benissimo, a domani, arrivederci, grazie a tutti. Macelleria Fratelli Malara. La macelleria propone carni fresche e pregiate, salumi e formaggi selezionati. Su richiesta effettua preparati per celiaci e intolleranti. Gastronomia da asporto e servizio catering. Servizio di consegna a domicilio. Macelleria Fratelli Malara, Viale Calabria 330, Reggio Calabria. Telefono 0965 56 503 379 1987 567.
La Farmacia Marra è anche online sul sito www.farmaciamarra.com. Acquista online e ricevi consulenza specialistica in tempo reale dai nostri farmacisti. La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. Ti aspettiamo su www.farmaciamarra.com. Viaggia in tutta comodità e sicurezza con Starbus by Soldano. Transfer privati, noleggio bus, servizio navetta da e per l'aeroporto di Lamezia Terme e il nuovo servizio navetta da e per l'Università di Cosenza. Starbus by Soldano, i tuoi viaggi sicuri. Scoprici su www.star-bus.it o chiamaci al numero 0966 37 10 39. Ristorante Pizzeria Pinseria Number One da Lorenzo. Il laboratorio del gusto. Via Bari, Rende. Telefono 0984 78 90 87. Vieni a trovarci. Se la tua passione sono le due ruote, allora il tuo punto di riferimento è Tecno Center. Vendita, assistenza e ricambi moto delle migliori marche: Kawasaki, Honda, Kimco, Benelli, Kiwi Moto, Atala. Tecno Center è a Reggio Calabria, in via Santa Caterina, angolo Montevergine. Telefono 0965 45 255. Su Facebook Tecno Center di Daniele Monaco. La passione corre su due ruote. Centro estetico Luxury Nice Point RC. Pagina Facebook Luxury Point RC Fan o Andy Scordino. Numero di telefono 349 12 44 018. Ci trovi in via Gaeta numero 14 a Reggio Calabria. Centro estetico Luxury Niles Point RC.
buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per essere qui, che in una pista che sicuramente ha dato filo da torcere a tanti, perché comunque è una pista molto tecnica. Ho avuto modo di vedere che piano piano, giro dopo giro, si riusciva a trovare il feeling corretto con col circuito, quindi complimenti davvero a tutti. Per questo io devo farvi complimenti, ma soprattutto vi porto i saluti del referente karting, che oggi non è qui con noi a causa di esigenze personali. I saluti da parte del Barone De Paola come delegato della Regione Calabria e dell'avvocato Moni Bevilacqua come delegato della Regione Basilicata. Io vi ringrazio di nuovo tutti e vi ricordo che giorno 13 giugno ci sarà la terza prova del campionato regionale e campionato club presso la pista Sunday Club Talao di Santa Domenica Talao. Quindi complimenti a tutti di nuovo, grazie e ci vediamo alla prossima. Ora iniziamo con la premiazione. Il pubblico non lo faccio. Vedete, questo è il bello della diretta, come si suol dire. Ho parlato tutto il giorno, ho fatto il commentatore insieme alla signora Dominga di Telespazio TV e Calabria TV, e poi mi dimentico la cosa più importante. Un grazie davvero sentito alla famiglia abruzzese per averci accolto nella sua pista. Per l'impegno che ha dimostrato e ha profuso in questi giorni per permetterci di avere la possibilità di convivere tra tutti mantenendo la distanza di sicurezza e quant'altro. Quindi grazie davvero a tutti per i sacrifici fatti e sicuramente avremo modo di ritornare su questo impianto e confrontarci ancora una volta in pista. Bene. Auguri a tutti e grazie. Iniziamo dai più piccolini, categoria entry level, quinto classificato, Kundari Niccolò. Bravo. Quarto classificato, Fallanca Giovanni. Terzo classificato, Orlando Michele. Secondo classificato, Sciacca Lorenzo. Primo classificato, Cannizzaro Leopoldo. Thank you.